povero. Kiev, dove sanguina il cuore dell'Europa. In Ucraina è scontro fra europeisti e filorussi, ma l'Unione sta a guardare. Business in fumo, regole ancora più restrittive per i fumatori europei dopo l'approvazione della direttiva sul tabacco. CESE, un ponte per l'Europa. Il Comitato Economico e Sociale Europeo, con i suoi oltre 350 membri, fornisce consulenza qualificata alle istituzioni comunitarie. Plenitalia, gli interventi nel dibattito sul programma della presidenza greca di Lorenzo Fontana, Raffaele Baldassarre e Sergio Cofferati. L'intervista. A colloquio con il professor Gianni Vattimo, tra i maggiori filosofi italiani, eletto all'Europarlamento come indipendente nell'Italia dei Valori. Nessuno è in grado di dire quali sviluppi avrà la situazione in Ucraina. A 23 anni dall'indipendenza, a 10 dalla rivoluzione arancione, ma anche ad 80 dal Golodomor, lo sterminio per fame perpetrato da Stalin negli anni 30, e a 70 dal martirio subito dal paese durante la Seconda Guerra Mondiale, l'Ucraina guarda ad Occidente e dal definitivo affrancamento dall'orso russo. Non si tratta però di un atteggiamento unanime. Il paese è lacerato sul piano sociale, territoriale, perfino linguistico. I filorussi, guidati dal premier Viktor Yanukovych, hanno le loro basi nel sud e nell'est del paese e attraggono l'elettorato più conservatore, specie nelle aree rurali. Gli europeisti sono forti nel nord, nelle regioni che confinano con la Polonia e nei centri urbani. L'Unione è pronta ad accogliere le bandiere gialle e azzurre dell'Ucraina, ma non al punto di inimicarsi Vladimir Putin. Ed il potente autarca del Cremlino usa ogni strumento tranne i carri armati, primo fra tutti l'inasprimento della bolletta energetica, per mantenere Kiev nell'orbita di Mosca. Le cose sono complicate dal mosaico abbastanza caotico della politica ucraina. Ad un uomo furbo e di grande esperienza come Yanukovych si contrappongono troppi leader improvvisati. L'unica esponente dell'opposizione ucraina ad avere spessore e credibilità internazionale è la bionda Yulia Tymoshenko, in carcere dopo una condanna per corruzione che quasi tutti ritengono pretestuosa. Si spera che la situazione non precipiti nella guerra civile. Purtroppo, anche se così dovesse essere, l'Europa, come le stelle di Cronin, resterebbe a guardare. È in gioco la libertà e la democrazia in un paese europeo e l'Europa purtroppo sta a guardare, manifestando ancora una volta tutta la sua incapacità politica sulla scena internazionale. Gravissime sono le responsabilità della Russia, che prima con il ricatto economico ha condizionato le scelte di Kiev ed oggi, appoggiando un governo liberticida, sta soffocando la libertà del popolo ucraino. Ritualità e abitudine. Il gesto di accendersi una sigaretta porta con sé entrambe le cose e ha contribuito a cambiare costumi e consumi. I numeri parlano chiaro, il mercato delle sigarette frutta ogni anno alle multinazionali del tabacco qualcosa come 35 miliardi di dollari. Un business imponente alimentato da un vizio che affligge il 29% della popolazione europea. Il dato desta allarme, soprattutto se si calcola che ogni anno i morti per patologie legate al fumo nei 28 Stati membri sono ben 700.000 e i costi annuali per i servizi sanitari ammontano a circa 25 miliardi di euro. Le misure già adottate dall'Europarlamento hanno quasi dimezzato il tasso di mortalità, che dal 40% del 2002 è sceso al 28% del 2012. Ecco perché da Strasburgo arriva un nuovo giro di vite in materia di vendita e produzione di sigarette. Per intervenire in modo concreto, tuttavia, l'analisi quantitativa del fenomeno non basta più. E così il Parlamento ha messo a punto un disegno di legge partendo dall'identikit del fumatore che, come riportato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è sempre più giovane. Il 24% dei quindicenni europei, infatti, fuma almeno una volta a settimana.
L'eurodeputata britannica dell'SND Linda McAvan, relatrice in aula, ha sottolineato come l'obiettivo della legge sia far sì che le multinazionali del tabacco allentino la presa sulle nuove generazioni di fumatori che reclutano lanciando prodotti ingannevoli. L'impiego di aromi, ad esempio, rende il momento della sigaretta più invitante e tra mentolo, essenze fruttate e cioccolato il rischio è che l'approccio al fumo sia troppo simile a quello riservato a una caramella. Su questo gli europarlamentari non hanno dubbi, bandito l'uso di additivi diversi da quelli necessari alla produzione, che dovranno comunque essere presenti nelle concentrazioni stabilite. Novità anche sul fronte delle avvertenze sanitarie, che dovrebbero occupare il 65% della confezione. Le recenti risoluzioni hanno delineato inoltre una nuova collocazione per la marca, che andrebbe sempre posizionata sul fondo dell'involucro. Stop ai pacchetti che contengono meno di 20 sigarette. Le mini dosi in realtà non fanno che incrementare il consumo di tabacco. Sotto la lente di ingrandimento dell'Europarlamento sono finite anche le sigarette elettroniche. Il disegno di legge prescrive di considerarle veri e propri medicinali solo a fronte di comprovate proprietà terapeutiche. Le linee guida dettate dagli eurodeputati stabiliscono che i dosaggi di nicotina di questi dispositivi elettronici non debbano superare i 30 mg su millilitro. La cosiddetta e-cigarette va venduta solo ai maggiorenni e deve essere vincolata alle stesse restrizioni pubblicitarie della sua omologa di carta. Il progetto di legge ha incassato una larga approvazione con 560 voti favorevoli, 92 contrari e 32 astensioni. Linda McAvan ha ricevuto il mandato per avviare i negoziati con il Consiglio. Dal momento dell'approvazione, gli Stati membri dovranno adottare la legge entro 18 mesi. Pochi sanno della sua esistenza. Si tratta del CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo, un organo consultivo dell'Unione Europea istituito nel 1957. Il CESE, costituito da 353 membri dei 28 paesi dell'Unione, fornisce consulenza qualificata alle maggiori istituzioni dell'Unione Europea, Commissione, Consiglio e Parlamento, attraverso l'elaborazione di pareri sulle proposte di legge europee. Uno dei compiti principali del Comitato, come spiegato dal professor Antonello Pezzini, rappresentante di Confindustria per l'Italia, in un incontro all'Università di Foggia, è fungere da ponte tra le istituzioni dell'Unione Europea e la società civile, ossia promuovere un dialogo strutturato tra Bruxelles e le varie istituzioni dei Paesi membri. Antonello Pezzini, che all'interno del Comitato si occupa prevalentemente di ambiente, energia, formazione giovani, imprese e infrastrutture, si è soffermato sul ruolo che l'Università italiana potrebbe rivestire in quest'ottica, sia nel fungere da canale privilegiato di interazione col Comitato Economico e Sociale Europeo, sia nel formare giovani preparati e informati sulle normative comunitarie. Un'occasione da non perdere a tal proposito è Horizon 2020, il programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione, che supporterà l'Unione nelle sfide globali, fornendo a ricercatori e innovatori gli strumenti necessari alla realizzazione dei propri progetti e delle proprie idee. L'Europa mette a disposizione fondi strutturali per innescare processi virtuosi, ma sta a noi cogliere le occasioni e farle fruttare. Attenzione, non c'è povertà senza difetto. Senza informazione e una politica oculata non si va da nessuna parte, dice il professor Pezzini. Grazie Presidente. Ritengo che per riuscire a cambiare il corso di questa Europa che sta finendo in un burrone, in un baratro, bisogna cambiare radicalmente la linea politica anche delle presidenze. E purtroppo per capire come cambiare bisogna anche rendersi conto dello scontro in atto. È evidente che c'è un'Europa che va verso il mondialismo, l'Europa delle banche, l'Europa di Goldman Sachs. Dall'altra parte c'è l'Europa dei popoli, l'Europa delle identità. Ora dipende da chi governa e da chi ha il potere decisionale, vedere da che parte stare. Ma in ogni momento si può cambiare, questo è l'invito che faccio anche alla presidenza greca, visto che ha subito più di ogni altro in Europa quello che è il mondialismo voluto appunto da questi eurocrati che vogliono distruggere i nostri popoli. E quindi mi chiedo se non sia il caso di iniziare a fare un dibattito aperto, se l'euro ha funzionato in Grecia così come in Italia, così come nei paesi del Mediterraneo oppure no.
e vedere se magari si può modificare qualcosa, anche se spesso dicono che è impossibile. Ma perché è impossibile? Nulla è impossibile. E chiedo anche riguardo alle politiche migratorie. Nel momento in cui abbiamo una disoccupazione che cresce, mi chiedo come potremo fare ancora ad assorbire nuovi immigrati, nuove persone disperate che vengono sui nostri territori. Com'è possibile se non c'è lavoro neppure per la nostra gente, per gli europei? E poi chiedo anche riguardo alla politica dell'allargamento. Io non so se il popolo greco sia felice di sapere che negli ultimi 7 anni l'Europa ha dato 5 miliardi di euro per fare in modo che la Turchia aderisca all'Unione Europea. Penso che sull'allargamento dovremmo rivedere un po' di cose e anche magari sulla politica commerciale. Come facciamo a sostenere la concorrenza di paesi come la Cina? È assolutamente impossibile. Potete cambiare se lo volete, ma dovete essere convinti. Grazie. Grazie Presidente. Voglio innanzitutto esprimere i migliori auspici alla Presidenza greca. Abbiamo purtroppo iniziato questa legislatura nel pieno di una crisi finanziaria che col passare del tempo ha rivelato la fragilità dei conti pubblici degli Stati membri. Ebbene, proprio la Grecia, che ha subito durante questi ultimi anni durissime misure di austerità, può diventare il simbolo della fine di questa grave crisi. Non è un caso che dopo 6 anni di drammatica recessione si preveda oggi una leggera crescita dell'economia greca, pari allo 0,6. Si tratta senza dubbio di un timido segnale, ma non dimentichiamo che fino a poco tempo fa erano all'ordine del giorno speculazioni sull'uscita della Grecia dall'Unione Europea, sull'implosione della zona euro e sullo scioglimento dell'Unione Europea. Il fatto di essere qui oggi a discutere del programma della Presidenza dimostra chiaramente che queste previsioni erano sbagliate. È però arrivato adesso il momento di voltare pagina, di dare priorità alla crescita e sono davvero contento che a farlo possa essere il governo greco. Approvo quindi gli obiettivi definiti primari dalla Presidenza entrante, ovvero crescita, occupazione, economia sociale e coesione sociale. Mi auguro che questa nuova Presidenza, cui seguirà quella italiana, sostenga l'implementazione del Patto europeo per la crescita e l'occupazione e riesca a salvaguardare l'unione economica e monetaria attraverso la creazione dell'unione bancaria. Da ultimo, condivido la volontà di affrontare con decisione l'emergenza immigrazione, un'emergenza che va condivisa fra gli Stati membri attraverso una strategia di sicurezza marittima o una clausola di ripartizione dei flussi. Non sarà facile trovare un accordo su questo tema che mette alla prova uno dei principi cardine del processo di integrazione. Grazie. Grazie signora Presidente. Signor Presidente Samaras, le tocca un impegno molto delicato e importante in questo momento storico. La Presidenza greca per il semestre europeo può fare cose importanti, io credo, per l'Unione. Nessuno meglio di lei e del suo Paese conosce l'effetto negativo delle politiche di contenimento, di rigore, non accompagnate da politiche di crescita. Se nel suo paese oggi ci sono forti tensioni sociali, se una parte consistente della popolazione greca vive momenti difficili, è perché vi è stato imposto un processo di risanamento senza che fosse accompagnato da un'idea di investimenti in grado di creare occupazione a partire da quella giovanile. Il risanamento è stato a senso unico, ha portato grandi tensioni e grandi sofferenze in tantissime persone. Ecco, quella ricetta non va applicata all'Europa. L'Europa ha bisogno di crescere, ha bisogno di sviluppo, ha bisogno di rafforzare le sue istituzioni democratiche per dare una risposta positiva al malessere così diffuso come quello che c'è nel suo Paese, ma che non si ferma lì. Allora non tutti i dossier saranno uguali. Lei dovrà selezionare rigorosamente, io credo, e scegliere quelli che sono orientati a definire politiche di sviluppo e di crescita in questa parte del mondo. E non dimentichi i diritti delle persone. Bisogna innescare la crescita e nel contempo rafforzare la storia di questa parte del mondo che ha avuto nel welfare e nei diritti delle persone uno dei suoi tratti identitari. Buon lavoro. Professor Vattimo, questo quinquennio cos'è stato? Ma devo dire che questa legislatura qui mi è sembrata a me meno entusiasmante, perché allora
c'è un elemento personale, siccome la prima volta che ero stato deputato per me è tutto nuovo, eccetera, eccetera, va bene. Però secondo me non c'è solo un elemento personale, ma c'è soprattutto il Parlamento, ma tutte le istituzioni europee hanno subito un periodo di assestamento, non fondamentalmente. Per esempio la Costituzione non è stata approvata, qualcuno sostiene addirittura che siamo illegittimi perché non abbiamo una Costituzione approvata formalmente da tutti i paesi, andiamo avanti con dei trattati multilaterali, bilaterali, eccetera. Quindi lo prenderei come un periodo di assestamento dell'Europa, che però è stata un periodo che è stato turbato poi dalla crisi economica degli ultimi 2 o 3 anni, cioè effettivamente oggi il problema dell'assestamento dell'Europa nella mente dei cittadini è anche il problema del se durerà l'Europa nella mente dei cittadini, perché in alcuni dei paesi, soprattutto dell'Europa meridionale, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, l'Europa è diventata sinonimo di sacrifici. Io sono convinto che l'Europa si salverà come istituzione soltanto se recupera una certa positività nella visione dei cittadini attraverso un allentamento delle regole dell'austerità, perché diciamocelo francamente. Quindi il bilancio è, da un lato, come dire, è diventato sempre più inverosimile che l'Europa non ci sia, e questo è un bene o un male, ma comunque è. Poi, secondo, abbiamo capito che se non cambiamo certe forme istituzionali nell'Europa, probabilmente questa roba non si disfa, perché è difficilissimo da un giorno all'altro, adesso non c'è più l'Unione Europea. È stata congegnata in modo che non si può tornare indietro, ecco, sembra una salita su qualche parete nord delle Alpi, a un certo punto o si va in cima o si muore. Però diciamo c'è una situazione anche istituzionalmente interessante, ecco perché io vorrei essere rieletto, ma temo che non succederà, ma comunque questo è un altro discorso. Ho una certa curiosità di vedere come va avanti questo grosso elefante che è l'Europa adesso. Sono diventato vicepresidente di Eurolat, che è un'associazione di parlamentari latinoamericani ed europei, su base paritaria siamo 150, 75-75, e lì effettivamente ho avuto modo di sviluppare la conoscenza della Colombia. Poi io sono legato all'America Latina anche da altri, sono vicepresidente di un'accademia internazionale della latinità che ha sede in Brasile. Quindi insomma, tutte queste cose qui mi hanno caratterizzato, diciamo, il mio impegno in questo periodo, in questa legislatura, che anche lì l'Eurolat è sempre Parmalat, ma non è questo. Eurolat non fa la stessa fine, soprattutto. Sì, speriamo, però non ha questo enorme potere. È un'assemblea consultiva, ma molto interessante, perché moltissime questioni, per esempio, che riguardano i rapporti tra l'Europa e gli Stati latinoamericani, passano attraverso la discussione del Parlamento, ma noi funzioniamo come una commissione istruttoria in questo caso. Per esempio, certi trattati di libero commercio con stati latinoamericani possono essere condizionati da un miglior rispetto dei diritti umani in quegli stati. La Colombia era un caso in cui noi lavoravamo per ottenere che, per esempio, non succedesse più come è successo alcuni anni fa, che ammazzavano un sindacalista ogni giorno, eccetera, eccetera, cose così. E poi, da ultimo, mi sono occupato di una questione molto locale ma molto universale, che è il TAV, invece, il treno ad alta velocità, perché io sono fieramente avversario di questa cosa, capisco la legittimità di certe posizioni diverse dalle mie, ma sostanzialmente mi sono impegnato perché in Europa si ripensasse a questa cosa, si riesaminassero le condizioni. Sono passati 20 anni dalla prima volta, io stesso credo che avevo votato per il TAV 20 anni fa. Però lei 15. Pensa che serve un ripensamento? Serve un ripensamento perché deve ridimensionarsi sulla base delle cose attuali, del fatto che il commercio internazionale tra Italia e Francia non passa più tanto per quelle vie lì, che sono sufficienti, insomma, delle cose così. Quindi, il rischio di avere un'opera molto pesante sul piano ambientale, inutile, ma inutile sul ambientale piano e finanziario, oltretutto, perché secondo me questa cosa non si pagherà mai da sé. Non solo, ma il piano dentro cui stava la Torino-Lione era da Lisbona a Kiev,
Qualcuno ha mai più sentito parlare delle altre tratte, solo noi? Allora lì c'è qualcosa che non mi piace. Non dico che sia tutta una questione di corruttela, però certamente degli interessi. Interessa più a chi la costruisce che a chi dovrebbe usarla questa linea, questo è il guai. Seguendo le attività del Parlamento europeo da qualche anno posso dire che l'attività del professor Vattimo è fra quelle sicuramente... È decente, ecco, quantomeno, fermiamoci qui. Però professore, io voglio chiedere, siccome c'è una vicenda che sta appassionando anche gli europarlamentari italiani, che è quella nell'ambito della trattativa commerciale fra l'Europa e gli Stati Uniti, che è turbata anche da vicende sulle quali lei ha preso posizioni piuttosto dure, come lo spionaggio da parte della National Security Agency, ma c'è anche una questione che è la questione della cosiddetta eccezione culturale, cioè alcuni europarlamentari chiedono che da questa trattativa sia escluso l'audiovisivo. Perché? Beh, perché effettivamente se si considerano, e non so se sono notizie aggiornatissime, però io almeno qualche anno fa sapevo che nel bilancio delle esportazioni degli Stati Uniti la prima o la seconda voce erano i prodotti audiovisivi, la cultura, libri, riviste, il che vuol dire che, perché effettivamente noi siamo per tante ragioni, non solo dell'imperialismo americano, ma nel senso che oggettivamente siamo un'appendice. Io vado in giro per il mondo, per esempio sono vicepresidente di questa Accademia della Latinità, ma quando ci incontriamo di qua e di là per il mondo parliamo inglese, che è veramente un po' paradossale. Quindi, come dire, c'è effettivamente un dato di un globalizzazione culturale a cui sarebbe bene non cedere totalmente per tante ragioni, nel senso che sai che ogni giorno al mondo spariscono tot lingue, per esempio, cioè non c'è più nessuno che le parla, muoiono tutti. Ora io capisco che non si può tenere in vita delle culture solo come oggetti archeologici, però si può anche tentare di far sì che la molteplicità delle voci, insomma che la Babele in cui siamo, che è produttiva, si mantenga. Non possiamo pensare di ritornare a prima della costruzione della Torre di Babele, cioè parliamo tutti una stessa lingua, diciamo più o meno tutte le stesse cose. Si noti poi, io guardo sempre, vedo sempre questi fatti, per esempio in giro per il mondo tutti i vescovi parlano un po' di italiano perché hanno studiato a Roma e tutti i militari parlano inglese. Insomma, bisognerebbe cercare di mantenere le ricchezze che abbiamo nelle diverse culture. Senta professore, un'ultima domanda, io non voglio parlare con lei di filosofia perché naturalmente lei ha studiato ad Heidelberg, credo che si possa dire che l'Ottocento e il Novecento sono stati secoli hegeliani, no? Sì, certo. La sua elaborazione concettuale, il pensiero debole, cioè l'idea che in qualche modo l'errore debba essere una cosa da assumere come misura dell'azione umana, secondo lei ha fatto dei progressi? Perché anche un po' il pensiero della tolleranza, del rispetto. Sì, questo io mi sento molto in sintonia con un'epoca dove per esempio la democrazia è un valore e la filosofia che coltivo, sebbene sì, fondamentalmente ha ragione lei, c'è una specie di aria hegeliana nella faccenda, perché diciamo, come ha spiegato un mio collega americano purtroppo morto da poco, da qualche anno, Richard Rorty, nella filosofia moderna ci sono come due grandi filoni, uno hegeliano e uno kantiano. Quello kantiano è più immobile su delle strutture universali che si pensano eterne, quello hegeliano è quello più storicista, quello che tutta la nostra tradizione italiana tra l'altro è più storicistica che kantiana, e io sono da questo lato. Ora, che cosa è capitato nella filosofia attuale, che cosa conta secondo me nella filosofia attuale? L'idea della, non dico del relativismo, ma certo della relatività delle proposizioni a delle situazioni storico-culturali. La tecnologia è una cosa tendenzialmente astorica, cioè ci sono delle cose che funzionano così. Quando uno ci dice le leggi economiche, dice ma guardi che nel sud oppure nel nord, no, le leggi sono queste. Tutto il funzionamento tecnologico del mondo contemporaneo suppone delle posizioni dogmatiche, cioè questo è vero e questo non è vero. E noi europei hegeliani a questo crediamo meno,
Direi che è utile che ci siano delle voci come le nostre nella filosofia contemporanea che ci liberano un po' dal dominio del diventare come delle macchine, se ricordate Chaplin in tempi moderni, tutte queste cose qui, insomma, a me sembrano importanti. Ringraziamo Gianni Vattimo, insigne filosofo italiano, grande ufficiale della Repubblica Italiana, e quanti altri titoli possa vantare, per quel che riguarda la nostra osservazione europarlamentare eletto nelle liste dell'Italia dei Valori del gruppo dell'ALDE. Grazie a lui per questa intervista che ci ha concesso, grazie soprattutto a voi per averla seguita. Arrivederci su Parleuropa. Grazie.